cambiata la nostra situazione mentale, è cambiato il modo in cui ci siamo approcciati alla partita. E in questo ci rientro anch'io, non solo i miei compagni, ma come tutta la squadra dovevamo entrare con la testa dentro la partita. Abbiamo commesso degli errori, io in primis, e poi siamo riusciti a alzare questo ritmo di gioco ed è stato questo che poi ci ha aiutato a giocare meglio nell'ultima parte. Sì, certamente abbiamo alzato l'intensità difensiva e questo è stato un fattore importante per la vittoria ed è stato quello che è cambiato nell'ultimo quarto e poi quello che è cambiato anche nell'overtime. Anche il fatto che abbiamo alzato l'intensità difensiva ci ha aiutato a far sì che loro sbagliassero dei tiri e ha aiutato noi a prendere i rimbalzi. Questo poi ci ha permesso di correre magari maggiormente in contropiede. Anche il fatto però c'è da sottolineare che abbiano cominciato a entrarci più tiri in attacco e che le nostre azioni siano diventate più fluide ci ha dato quell'energia, quella convinzione in noi stessi che poi ci ha aiutato anche in difesa. Certo, queste sono una di quelle partite che ti insegnano una lezione dura perché siamo stati sotto per tre quarti, abbiamo fatto degli errori e abbiamo giocato tra virgolette un po' alla meno, un po'... Nei primi tre quarti si è visto che ci mancava qualcosa, che avevamo quel qualcosa, siamo quasi riposati, però non era così, però c'era quel qualcosa che ci mancava sempre. Però il fatto di essere stati sotto per tre quarti e poi alla fine di averla vinta è qualcosa che davvero poi ci alza lo spirito, anche in vista delle prossime partite di campionato. E c'è anche da dire che siamo veramente cresciuti, perché ovviamente si è vista la differenza tra i primi tre quarti e l'ultimo quarto e poi l'overtime. Quindi questa crescita che c'è stata e questa reazione della squadra sarà importante anche andando avanti nel campionato. Sì, non sembra, ma questa mia crescita che hai notato è cominciata in difesa, perché ho cominciato ad essere molto aggressivo in difesa, magari ho rubato anche qualche pallone in più, ho fatto molto press, quindi poi questa fiducia mi si è trasmessa anche in attacco. Quindi è cominciato tutto da lì, magari ho fatto qualche errore in attacco, sono tornato in difesa cercando di rimediare a quello che avevo fatto. Questa partita per me era molto importante perché non ho giocato benissimo fino a oggi, quindi mi serviva una partita per sbloccarmi e credo insomma che questa partita sia andata bene in questo senso.